l'anello, i cavalli, Nat Cattelani! Ciao Nat! Ciao, ciao a tutti! Ciao cara, ti lascio entrare, poi grazie. Faccio il giro dietro, sì. E vengo qui, mi metto nel mio angolino della cucina. Oggi ci fai una ricetta del tuo bellissimo libro. Dai. Io sai che li ho consumati i tuoi libri. Dai, eh? Sei troppo carina. Sì, 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 sì. Dolci per mille occasioni, così come anche il tuo primo dolci fatti in casa. Dolci di casa, eccetera, perché la mia mamma Elsa è che li ha fatti tutti, sì, i tuoi dolci. Sì. Quindi, e oggi che dolci ci fai? Allora, questo libro? In questo libro ci sono tutti i dolci delle feste, così. Ma ho voluto lasciare anche una sezione di merende, di cose veloci, una torta velocissima, che io di solito preparo quando ho degli ospiti. Prima lo raccontava Gioia, ho degli ospiti che stanno a dormire da me, allora così loro si svegliano col profumino. Pensa agli ospiti che dormono dalla Nat come sono affascinati. Allora vi ricordo che Nat ha una famiglia da piccole donne, perché ha 4 figlie femmine, sì, più un marito che vabbè, però c'è, c'è, sì. Anzi fa il cardiologo e quindi sì, è anche insomma un medico, e poi c'è un cane anche, poi c'è il cane, e poi ci sono i fidanzati delle figlie, gli amici delle figlie che vanno, quindi ecco, quindi lei qualcuno la mattina c'ha da preparare la colazione per qualcuno, esatto, e questa si fa velocissima, quindi a casa guardate bene perché secondo me avete anche gli ingredienti e fate in tempo a prenderli e farla con noi, Antonella, perché vorrei lanciare questa sfida, perché è semplicissima. Prima cosa però facciamo il crumble, che è qualcosa in più alla torta, quindi voi prendete prendete l'idea, ma potete anche, se avete fretta, in confidenza non farlo, no, ok? Ma noi vi diamo quella col crumble. Noi diamo qualcosa in più, quindi il crumble si fa come utilizziamo gli ingredienti classici: burro, zucchero di canna, è vero, farina e noci, perché in questo caso andremo a mettere la confettura di mirtilli e ci sta molto bene. Quindi si mescola proprio così con le mani, si fanno delle briciole, vedi, per ultimo poi andremo ad aggiungere le noci, e questo mentre andiamo a preparare poi la torta lo andiamo a farla riposare in frigorifero. Okay. Il tempo della torta lui riposa. 5 minuti. 5 minuti, perché noi facciamo sempre dei dolci molto semplici che, come ha detto Nat, possiamo rifare immediatamente Dolci di casa con gli ingredienti proprio che abbiamo a casa, un po' come facevano le nostre nonne, no? Assolutamente. Che facevano i dolci semplici. Guarda, questo praticamente è pronto. Adesso lo vado a mettere in frigorifero. Magari lo vado a mettere io. Dai, allora vedi che ce n'è anche un altro. Sì, lo prendo. Brava. Così mi porto avanti. Brava, va bene, ci portiamo avanti, così io mi porto avanti a fare l'impasto. Tac, pulisco un po' l'erba. Allora, impasto bellissimo, perché si fa tutto in ciotola. Io delle volte mi esalto, no? Quando faccio queste ricette che dico, ma guarda come vengono bene, che sono veloci. Allora, guarda, mettiamo le uova, lo zucchero, quindi 2 uova, 150 grammi di zucchero, ho tutti gli ingredienti, così sono 2 uova, 150 grammi di zucchero, 300 grammi di farina, 100 ml di olio di semi e 2 cucchiaini di lievito. Questi sono gli ingredienti per fare la vostra base. Che abbiamo tutti a casa. Che abbiamo tutti. Non avete la marmellata di mirtilli, la confettura di mirtilli? Mettetene un'altra. Assolutamente, oppure sai, i ragazzi sono golosi, anche la crema alla cioccolata, esempio, buona anche quella. Insomma, i ragazzi guardano loro. Lorenzo che dice sì. Lorenzo, è buona anche quella. Insomma, quindi fatela come anche con la frutta fresca. Poi adesso andiamo ad aggiungere olio e la farina e la nostra base è pronta. Dopo a me servirebbe però imburrata la teglia. Io ti ho portato una cosa che se te lo ricordi. Lo staccante! Lo staccante! Guarda, allora, lo staccante è fatto in casa. Perché adesso lo commercializzano, ma quando noi ne avevamo parlato tantissimi anni fa, non esisteva lo staccante. Secondo me ci hanno rubato l'idea. Quante volte tu dici, guarda, se avessi potuto io fare... Due cose avrei dovuto commercializzare nella mia storia. Sempre con però delle persone competenti, con Nat sicuramente lo staccante e con Anna Moroni le famose pinze. Le pinze prima di noi non esistevano, io non ho mai sentito parlare delle pinze. Le inventate tu, Antonella. Le ho inventate come Pippo, vedi. Allora, lo staccante, ripetiamo come fa. Allora, 50 grammi di farina, 50 grammi di burro e 70 ml di olio di semi. Scusi, io faccio un Quindi 50-50 l'olio. E questo sta in frigorifero anche una settimana. Sì, poi qualcuno mi dice, ma un po' ammuffisce. Ammuffisce perché andiamo poi dopo ad intingerlo magari con pennelli sporchi, con cose sporche. E invece dobbiamo sempre utilizzare attrezzi puliti e tenerlo fuori dal frigorifero il meno possibile. E dopo vedrete che vi dura, perché il burro... Quanto può durare anche 10 ma giorni? Ma sì, tranquillamente. Poi vedi, io faccio vasettini piccoli, così li consumo velocemente e dopo le faccio. Esatto. Allora, guarda, il nostro impasto è già pronto. Mettiamo un po' di buccia grattugiata, che mi piace. Questo metto tutto qui,
che sgombriamo. E così abbiamo, vedi, preparato questo impasto di torta, è una torta morbida, che però andremo a trattare così come se fosse una di queste torte un po' più compatte, ok? Guarda, adesso ti faccio vedere. Oh, ci abbiamo messo 5 minuti. 5 minuti. Allora, facciamo così, diamo la reclame e poi vi facciamo vedere la fine della torta. Perfetto. Con Nat Cattelani stiamo facendo questa torta morbida ai mirtilli. Allora, abbiamo fatto tutto questo impasto che stiamo mettendo nella teglia con lo staccante, fatto di... Sì, guarda, 300 g di farina, 150 g di zucchero, 100 ml di olio, 2 uova e 2 cucchiaini di lievito per dolci. Quindi, insomma, semplicissimo, si lavora in ciotola e questo è il risultato, che è un impasto che è morbido ma non troppo. Tant'è che, vedi, lo possiamo andare a lavorare con un cucchiaio che io consiglio sempre leggermente unto, così non vi rimane attaccato. La ciotolina dell'olio. Sì, esatto, vicino, esatto. E pucciate. E pucciate perché... Il bordo del dorso del cucchiaio, no? I bambini, per esempio, lo fanno anche con le mani, le mettono nell'olio e poi, anzi, fatelo fare, se avete a casa i bambini, prendeteli vicino a voi come abbiamo fatto tutti. Lo diciamo da mamme magari più grandi che hanno ormai cresciuto i nostri figli. In questo periodo che magari hanno meno occasione naturalmente di uscire. Esatto. Quindi stanno più a casa e si gioca di più, no? Esatto, perché questi sono proprio i dolci che riescono, esatto. Avranno una soddisfazione incredibile. Guarda, adesso basta, è pronta, mettiamo la nostra confettura di mirtilli. Io ho scelto i mirtilli così anche per cambiare, poi a casa mia piace, l'ho proposta così, io sono stata un po'... Ma hai ragione. Ho deciso. Però voi avete un'altra confettura, mettete un'altra confettura. Lorenzo, esatto. A te che confettura piace, la tua preferita? No. Allora, a me piace molto la confettura di fichi, forse è la mia preferita in assoluto. Adesso, vabbè, non è tanto stagione. No, volevo dire che secondo me però bisogna puntare su una confettura abbastanza sprigna, perché a mio parere personale il crumble è perfetto con i ripieni aspri, quindi mela, frutta di bosco, giusto. Così, quelli un po' troppo dolci invece un po' meno. È vero, zia Cri? Sì, nonna Naso, siete d'accordo? Un po' acidi. Ma non si può fare anche con la frutta di stagione passata un attimo in padella? Anche, basta che non bagni troppo, sì. No? L'impasto non deve essere... Poi vedi adesso, per dare ancora più quel gusto di freschezza, se avete qualche frutta fresca, in questo caso mirtilli, vanno bene anche quelli congelati. Sai, nei pacchettini magari rimangono un po' così, glieli andate ad aggiungere, perché anche questi danno un po' di freschezza. Poi che piacciono tanto a Vittorio, allora io li a casa. Vedi, ma fanno benissimo, sì, fanno tra l'altro benissimo. Anche quello. E poi il famoso crumble che abbiamo fatto e messo nel frigo a riposare. Vedi, così lo riusciamo a lavorare bene perché è proprio mallocchini. Con 40 grammi di burro, 60 di farina, 60 di zucchero di canna e 50 grigli di noci. Li abbiamo messi nel frigo veramente il tempo di fare la torta. Esatto. Ecco qua, guarda. Poi ne potete mettere, io ho abbondato qua con la ricetta, sì, perché a chi piace, ecco, allora poi lo possiamo mettere, altrimenti ne fate un pochino meno, lo tenete per qualche muffin dopo. Ecco, però viene proprio la bella torta quasi da nonna papera. Esatto. E quanto va in forno questa torta? Questa è velocissima perché è a 180 gradi, forno statico per 30 minuti. Per quello che ti ho detto che si fa mentre il tuo ospite si sveglia. Mezz'oretta. Guarda Alfio, puoi metterla nel forno per favore, Alfio? Guarda, te l'appoggio qui. Così la mettiamo nel forno e noi facciamo vedere quella che invece è già uscita dal forno. Ed ecco qua, uscita, bella dal forno. E questa hai detto che la servi la mattina ai tuoi ospiti quando ci sono... Sì, poi avanza anche dopo, si mangia durante tutta la giornata, anche per una bella domenica in famiglia. Certo, visto che... assolutamente, oppure domani mattina, cioè la domenica mattina per la colazione di quelli che ci sono a casa. Io voglio venire a stare a casa tua. Dai, vieni, va bene, Nat, per mangiare queste torte. Okay. Grazie, grazie molte, Nat. Grazie a te, grazie a tutti. Ci vediamo settimana prossima.